Se hai bisogno di reinstallare Windows 10, ma purtroppo non trovi più il disco originale di installazione, hai trovato il video giusto. Ciao, sono Zane di Turbolab.it. Nei prossimi minuti vedremo come scaricare il disco di installazione originale di Windows 10 direttamente dai server di Microsoft. Se l'argomento ti interessa, seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Bene, per scaricare il disco di installazione originale di Windows 10 apriamo innanzitutto il nostro sito turbolab.it/680. Qui trovi una serie di link che ti permettono di scaricare l'immagine ISO di Windows 10, quindi il disco di installazione originale, in varie modalità. Scorrendo qua sotto troviamo in particolare la prima modalità, eccola qua, il download diretto, immediato, che ci consente di scaricare appunto Windows 10 direttamente dai server di Microsoft. Ci sono due opzioni, Windows 10 italiano a 64 bit oppure Windows 10 italiano a 32 bit. Ora, la versione a 64 bit, la compilazione a 64 bit è quella più moderna che io raccomando nella stragrande maggioranza dei casi. Se però devi installare Windows 10 su un PC molto vecchio che ha un processore che supporta solamente i 32 bit, ripiega sulla seconda versione. Una volta scelto la versione che vogliamo installare, non dobbiamo fare altro che seguire e cliccare Download. Che cosa succede in questo momento? Che veniamo ridirezionati direttamente ai server di Microsoft e ci viene offerta la possibilità, eccola qua, di scaricare la nostra immagine ISO. Se vuoi essere sicuro, puoi cliccare appunto su Downloads nel tuo browser per visualizzare tutti i download in corso e vedrai che, come vedi, Microsoft.com è proprio il dominio dal quale stiamo scaricando il file e questo ci garantisce che il sistema operativo è originale e non contraffatto a tutti gli effetti. Come vedi, si tratta di un file da circa 5 GB, quindi sarà necessario un po' di pazienza per completare il download. Se per qualsiasi motivo dovessi avere ancora problemi con questa modalità, valutiamo la seconda modalità, ovvero il download tramite BitTorrent. Di nuovo, qui abbiamo raccolto due link, quello per la versione a 64 bit, quello per la versione a 32 bit. Di nuovo, tutto quello che devi fare per scaricare è assicurarti di aver installato un client BitTorrent, in caso trovi le indicazioni per utilizzare il client BitTorrent nel video dedicato, e cliccare appunto Open in BitTorrent. Se hai il client installato, a questo punto ti si aprirà la pagina di download, basterà cliccare OK per aggiungere appunto il file alla nostra lista ed ecco che inizierà il download. Si tratta sostanzialmente dello stesso identico file che abbiamo visto in precedenza, però appunto il download in questo caso avviene tramite la rete BitTorrent, che in alcuni casi può anche essere molto più veloce invece che dal server centralizzato di Microsoft. Indipendentemente dalla modalità che hai scelto, è di importanza critica verificare l'hash, ovvero essere sicuri al 100% che i file che abbiamo appena scaricato siano effettivamente uguali fino all'ultimo bit a quelli del disco di installazione originale di Windows 10. Questo non solo ci evita di procedere installando i file da un disco che sia corrotto, ma ci assicura anche al 100% che i file non siano stati modificati mentre magari erano in transito e sia stato installato malware. Quindi, per confrontare gli hash utilizziamo un'utility gratuita. Io, ad esempio, ho scelto e utilizzo questo Igorware Asher, di cui trovate tutte le indicazioni nell'articolo che vi lascio qua sotto su turbolab.it. Il suo funzionamento è molto facile. Si tratta semplicemente di aggiungere il file ISO che abbiamo scaricato e dirgli calculate appunto qua sotto per generare l'hash di questo file. A questo punto dobbiamo solamente attendere qualche istante per l'elaborazione e dovremo poi confrontarlo con l'hash che possiamo trovare. L'hash originale del disco di installazione di Windows 10 che possiamo trovare nell'articolo che abbiamo consultato poco fa. Quindi copiamo anche l'hash originale del nostro file, andiamolo a copiare qua sopra dove c'è scritto SHA-1 e al termine del calcolo del file locale queste due cifre, queste due stringhe devono coincidere. Eccoci qua, siamo giunti alla fine. Come vediamo, il nostro programma ha confermato gli hash, sono quindi uguali a tutti gli effetti e questo ci garantisce la certezza che i file non sono stati modificati. Se infatti anche solo uno dei due è diverso, come vediamo, diventa rosso, mentre invece se colleghiamo ed incolliamo l'hash corretto ci viene detto SHA-1 verified, che è appunto la conferma che ci aspettavamo di ricevere.
Bene, quelli due che vi ho appena indicato sono i metodi principali che personalmente uso per ottenere l'immagine ISO di Windows 10. Ce n'è ancora un altro, ovvero utilizzare il Media Creation Tool. Si tratta di fatto di un programmino ufficiale fornito da Microsoft stessa che ci permette di scaricare la nostra ISO. Si scarica direttamente seguendo il link indicato nell'articolo, eccolo qua. Al termine del download ci viene appunto proposto questo file exe che possiamo avviare per lanciare l'utility e installare l'utility di Microsoft. Eccoci qua, dopo il caricamento accettiamo le condizioni d'uso ed atterriamo a questa finestra nella quale ci viene chiesto se vogliamo aggiornare il PC corrente oppure creare i supporti di installazione. Per gli scopi correnti chiaramente ci interessa questa seconda scelta. A questo punto, arrivati su questa schermata, dobbiamo selezionare un po' di impostazioni. Ora io disattivo la casella perché da qua voglio mostrarvi che è possibile scegliere la lingua nella quale scaricare il sistema operativo, lasciamo chiaramente italiano. Da qui possiamo scegliere solo Windows 10, mentre qua sotto invece abbiamo la possibilità di scegliere se scaricare Windows 10 a 32 bit, quindi in architettura x86, o invece 64 bit, quindi x64, oppure addirittura entrambi. Se selezioniamo entrambi, che è una delle cosine più interessanti di questo tool, scaricheremo un'unica immagine ISO che contiene entrambe le modalità e quindi durante l'installazione potremmo scegliere quale edizione di Windows 10 scegliere, ovvero quale architettura, se 32 o 64 bit, installare da una sola immagine ISO. Andiamo avanti, scegliamo a questo punto come vogliamo ottenere l'immagine. Ora abbiamo due scelte, abbiamo la possibilità di scaricare direttamente l'installazione di Windows 10 all'interno di una chiavetta USB oppure di scaricare il file ISO sul nostro PC per poi elaborarlo successivamente. Io personalmente preferisco sempre scaricare il file ISO per poi elaborarlo in un secondo momento e quindi scelgo appunto la seconda opzione. Eccoci qua, una volta atterrati a questa pagina è partito il download dai server di Microsoft del disco di installazione di Windows 10, sarà necessario chiaramente attendere qualche ora probabilmente, ma avremo alla fine l'immagine di Windows 10 sul nostro PC locale. Bene ragazzi, una volta ottenuta l'immagine ISO, che cosa ce ne facciamo? Abbiamo sostanzialmente due opzioni. La prima, se avete un PC dotato ancora del lettore CD oppure di un lettore CD esterno che potete collegare al computer sul quale volete reinstallare il sistema operativo, possiamo pensare di masterizzare un DVD. Secondo me si tratta di una scelta un po' obsoleta perché la migliore è probabilmente quello di riversare tutto quanto su una chiavetta USB ed utilizzare direttamente quella per reinstallare il sistema operativo. In questo caso, se scegliete di procedere con la masterizzazione del disco, basta utilizzare la funzionalità integrata direttamente in Windows, quindi niente di difficile. Invece, se volete riversare tutto su chiavetta USB, come personalmente vi consiglio, dovete utilizzare uno strumento apposito. In tal caso vi rimando alla guida che ho pubblicato qualche tempo fa sull'installazione tramite Rufus, nella quale dettagliamo tutta la procedura passo per passo su come ottenere una chiavetta di Windows 10 in grado di installare il sistema operativo sul nuovo PC. Prima di chiudere ragazzi, un'indicazione importante: non pensate di poter utilizzare questa procedura per piratare Windows 10, perché l'immagine che otterrete, che scaricate in locale, richiede comunque l'attivazione. Che cosa significa? Che siete liberi di installare immediatamente, senza bisogno di inserire alcun codice seriale, il sistema operativo su qualsiasi computer, però dopo un periodo di grazia nel quale vi viene concesso di provare il sistema operativo dovete obbligatoriamente attivarlo inserendo una product key, cioè il codice seriale valido per Windows 10. Quindi quella procedura che vi ho indicato è sostanzialmente valida solamente se siete in regola con tutto quanto, ovvero se state reinstallando il sistema operativo su un computer già uscito di fabbrica con Windows 10, oppure se avete successivamente acquistato Windows 10 in scatola e possedete concretamente un codice seriale. Bene, da TanaDiTurbola.it è tutto, come al solito se il video ti è piaciuto e sei riuscito a scaricare l'immagine ISO di Windows 10 ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace che trovi qua sotto, per me è sempre estremamente importante, quindi grazie davvero in anticipo se troverai un secondo per farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video sul mondo della tecnologia, Windows, Linux, Android, Bitcoin, criptovalute, internet e tutto quello che ci gira attorno, non dimenticare di cliccare sul pulsantone rosso iscriviti che trovi qua sotto. Al prossimo video, ciao!